nostri giardini, i nostri spazi verdi sono un po' la casa di tutti i cittadini. Io, scherzando, sono la vera casa del popolo questi spazi, quindi bisogna cercare di renderli il più vivibili possibili. E qui bisogna trovare un equilibrio. Da una parte combattere le zanzare che sappiamo tutti essere fastidiose, dall'altra però riuscire a farlo senza recare danno per la salute delle persone o dell'ambiente. Questa è la nostra sfida, questa è la sfida di Carmignano. Quindi anche quest'anno proseguiamo con la sfida della disinfestazione ecologica, mettendo degli strumenti in più, tipo le bat box, o intensificando in alcune zone i trattamenti ecologici. Io però ricordo sempre che la lotta che dobbiamo fare alle zanzare è una lotta di squadra, cioè il pubblico deve lavorare sul proprio terreno di pertinenza, ma anche i privati devono collaborare. Tutti noi sappiamo che le zanzare si alimentano dei ristagni d'acqua, delle zone di erba incolta, quindi è importante una collaborazione pubblico-privato, e anche su questo vogliamo lavorare a fare una campagna di informazione per supportare la cittadinanza in tutti quegli interventi necessari. Ci avvaliamo di prodotti di una ditta specializzata e può intervenire appunto con interventi biologici su tutto il territorio comunale, perché è importante in questo periodo avere anche il controllo delle zanzare, di tutto quello che è disturbo all'interno dei parchi pubblici, ma è anche vero, bisogna avere soprattutto un occhio di riguardo alla salute dell'ambiente e delle persone. Per questo è importante intervenire con prodotti di carattere biologico.